Domenica scorsa abbiamo celebrato l'appuntamento tradizionale per i catechisti, educatori, evangelizzatori della diocesi di Bologna e con una viva soddisfazione dei partecipanti, questo è quello che abbiamo percepito, e soprattutto con questo appuntamento abbiamo di fatto posto le premesse per concludere questo ciclo triennale sulla rilettura del documento base attraverso tre dimensioni portanti, quale quella biblica, antropologica e appunto quest'anno liturgica. L'obiettivo e la finalità di questo lavoro triennale è quello di aiutare le parrocchie a elaborare un progetto catechistico parrocchiale che tenga conto delle indicazioni e delle istanze del documento base, matrice progettuale del progetto catechistico italiano, ma allo stesso tempo con la necessità anche di alcuni aggiornamenti che i vescovi italiani, e per quanto ci riguarda il nostro arcivescovo, continuamente sollecita. Ma siamo partiti nella riflessione da una provocazione del Papa che, parlando in un'assemblea dei vescovi, dice che occorre sempre più valorizzare il ruolo educativo, la capacità educativa della liturgia per educare alla vita buona del Vangelo. E abbiamo provato a dire in che senso può avvenire tutto questo. Il tentativo di questa riflessione sfocia in questa considerazione sostanzialmente, cioè che la liturgia è certamente un'occasione grandissima per iniziare alla realtà della vita cristiana, e quindi sottolineo soprattutto questo termine che è diventato importante nella nostra storia di Chiesa, cioè l'iniziazione, la capacità di iniziare, cioè di introdurre un po' alla volta le persone nel mistero di Gesù, della Chiesa, di tutta la vita cristiana. È soprattutto una potenzialità, quindi non è detto che la partecipazione diretta all'Eucaristia provochi un'iniziazione. Direi che è aperta questo se coloro che accompagnano, soprattutto i bambini, ma anche chi è all'inizio di un percorso di fede, è capace di supportare il cammino, integrarlo e poi portarlo a compimento. La catechesi diventa anche in questo senso annuncio di salvezza e di redenzione. Una catechesi che non fa cogliere all'uomo di oggi il valore redentivo dell'annuncio cristiano è una catechesi che incide poco culturalmente e anche dal punto di vista umano. Infine, mi sembra bello sottolineare come una catechesi di questo tipo, che riscopre la centralità di Cristo, diventa anche una catechesi che acquista un valore di stile. Una celebrazione deve essere accogliente, deve essere una celebrazione significativa, deve trasmettere quello che è nella Chiesa, e tutto questo diventa per la catechesi anche un'educazione. La sfida della catechesi di oggi è rendere uomini e donne che siano capaci di accogliere, che siano capaci di ascoltare, che siano capaci di trasmettere significativamente il messaggio cristiano, non staccandosi dalla vita, perché una catechesi che si stacca dalla vita diventa una catechesi povera. Direi che la perla preziosa del nostro congresso diocesano dei catechisti è stato l'intervento molto suggestivo dell'arcivescovo nella sua omelia, che ci ha ricordato come la liturgia è incontro vivo con il Cristo risorto. E la sua parola penso che abbia veramente toccato l'assemblea dei partecipanti e soprattutto è stato un momento veramente prezioso perché al centro della giornata, in questo tema dedicato alla liturgia, in questo rapporto tra catechesi e liturgia, abbiamo potuto vivere una catechesi in atto con il nostro cardinale arcivescovo.